Il notiziario di Senigallia Notizie, benvenuti. Oggi martedì 15 di febbraio è enorme il cordoglio per la tragica scomparsa avvenuta ieri a Serra dei Conti del giovane Giuseppe Lenoci. Il ragazzo, 16 anni, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre si trovava come passeggero in un autocarro Ford Transit guidato da un operaio di 37 anni ricoverato all'ospedale regionale di Torrette perché è rimasto seriamente ferito nello schianto. Ha perso la vita mentre stava imparando un mestiere nel campo degli impianti termoidraulici. La notizia ha avuto una rilevanza nazionale, anche il ministro dell'istruzione Bianchi ha espresso le condoglianze alla famiglia. Fiume Misa, la regione Marche conferma che la giunta Olivetti violò le prescrizioni per le luminarie. Mangialardi dice amministrazione responsabile e pericolosa. Romano dice attendo risposta ad una mia interrogazione da novembre. L'avvocato Sardella, criticità e modifiche di dubbia legittimità sul nuovo regolamento consigliare tende a delimitare alcune prerogative dei consiglieri ad esaltare il ruolo e i poteri del presidente. Adesso le notizie della Regione Marche. Salgono a quasi 1 miliardo gli investimenti per la sanità marchigiana, approvata la mission del PNRR per la rete territoriale con 68 milioni e aggiornato il master plan di edilizia sanitaria con ulteriori 157 milioni. Si parla di una svolta molto importante, storica per il territorio, per la sanità che torna a guardare i miscusi al territorio, per una sanità che deve tornare nella prossimità e soprattutto una organizzazione che oggi guarda gli aspetti infrastrutturali e soprattutto anche strutturali in termini di dotazioni strutturali per far sì che la sanità possa essere all'altezza della sfida, ma deve anche guardare un input molto importante a recuperare quella capacità di saper costruire una risposta anche in termini di professionalità che viene determinata dal numero enorme di professionisti che stanno andando verso l'età pensionabile, a fronte della quale non c'è ancora un numero di professionisti che deve supportare questo ricambio generazionale. Si passa da una sanità baricentrica ad una sanità che garantisce il diritto alla salute su tutto il nostro territorio, dal nord al sud della regione, dalla costa all'entroterra, tra grandi e piccoli centri. 923 milioni di investimenti che prevedono, tra quelli più importanti, anche l'edificazione di nuovi ospedali come quello di Pesaro, di Macerata e di San Benedetto del Tronto, ma il cambio di passo si vede anche nella costruzione di 6 nuove palazzine, penso a quella di Urbino, a quella di Fano, a quella di Senigallia, a quella di Fabriano, a quella di Civitanova Marche o di Ascoli Piceno, ossia sono palazzine che saranno destinate a gestire le emergenze e urgenze nei nostri ospedali. Palazzine e ospedali all'altezza del terzo millennio. Le case della comunità sono un'evoluzione moderna delle case della salute. È l'idea del governo a livello nazionale per sopperire alla carenza di servizi sul territorio e principalmente anche alla carenza di medici. Cosa sono le case di comunità? Sono il raggruppamento di tutti i servizi territoriali composti dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle ADI, dagli infermieri di famiglia, dai sociologi, psicologi e così via. In effetti il contratto collettivo nazionale di lavoro che si sta rinnovando per la medicina generale prevede un'ipotesi di far trascorrere almeno 20 ore del servizio dei medici di medicina generale nelle case di comunità. Il nuovo e usato fotografico garantito è solo da Zona Immagine e su zonaimmagine.it. Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Lumix, Sony e tanto altro. Tutte le marche di fotocamere, videocamere e tutti gli accessori. Vieni a scoprire il vasto assortimento di materiale fotografico. Leonardo e Simone ti aspettano per mostrarti le occasioni del momento. Zonaimmagine.it ti aspetta anche nel punto vendita di Senigallia in via Piave 25. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC, ci riconosceremo al volo.
Lo sport, calcio promozione, pareggi per Olimpia Marzocca, 0-0 con il Valfoglia e Barbara, 1-1 in casa contro la Fermignanese. Nulla da fare per il basket 2000 Senigallia nella prima partita della seconda fase, il Puglianello vince per 63-44. Le nostre rubriche, una foto al giorno, lo scatto di oggi di Marcello Moroni dal titolo Cieli di fuoco sulle nostre colline. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, le foto con più like riceveranno un premio. 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerte da Zona Immagine di Senigallia. Diamo anche un'occhiata alle previsioni del tempo di mercoledì 16 sulle Marche. Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 9 gradi, la minima di 3. I venti saranno moderati e il mare poco mosso. La farmacia di turno, nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 febbraio, è la farmacia comunale 2 di via Raffaello Sanzio, a Senigallia. Ricordo in chiusura che il notiziario può essere riascoltato sul nostro sito nella sezione dedicata a Spreaker. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.